Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio di Rimworld, ormai fa parte delle nostre giornate. Allora, Anthony Cremernelli e Kitty, due, no, quattro, scusate, non due, quattro Rim relativamente recenti, tranne Anthony, che hanno la missione di recuperare materiali in giro per il loro viaggio, fermarsi nelle colonie, città degli altri Rim e commerciare. Confusione di Kitty. Che confusione sarà perché hai fame? Allora, ogni tanto hanno qualche problema, però in generale stanno andando abbastanza bene. C'era il piccolo problema, se non ricordo male, che... Dove sono gli animali? Mi ero portato un'alpaca con tutto il cibo, amico mio. Trasporta. Voglio dire, gli animali mangiano anche loro. Devo dare una restrizione agli animali. Zona, espandi zona autorizzata, gestisci zone, nuova area, l'area 2, chiudi, prendi l'area 2, selezioni questa roba, poi fai... C'è un modo, gestisci zone, area 2, inverti, chiudi e... Praticamente tutti gli animali sull'area 2, che è tutto tranne il magazzino. Allora, questo significa che i cani non mi potranno più spostare gli oggetti, ma pazienza, perché se mi mangiano i pasti siamo punto a capo. Ok, e adesso, beh, ragazzi, siamo già a 19 componenti, non male. Non male, con questi ci chiudiamo la serra, facciamo finalmente il multianalizzatore e probabilmente possiamo continuare a ricercare fino agli scanner sotterranei che poi ci elimineranno il problema dei minerali. Intanto, contento del fatto che il mais è stato già seminato, quindi la seconda tornata arriverà e abbiamo tantissima carne di worg. Dai, non è vero, non ne abbiamo tantissima, quindi si va a cacciare. Che cosa? Ma un po' di tutto in realtà. Importante che si poi riempiono poi le celle frigorifere di carne così posso fare i pasti buoni. Anthony pensa che questo sarà, vabbè, lo chiamiamo Fratellanza, è una nuova città, insomma. Ok, scattoliera di Anthony. Sembra che la situazione mentale... No! Mi ha rotto un sacco a pelo, ma sei veramente un disgraziato, Anthony. Mobilio, facciamo dei letti normali qui dentro. Katie ed Anthony sono a pezzi. Perché sono a pezzi? Per i bisogni, privazione totale di svago, sonno disturbato, scomodità, ambiente sgradevole, buio, sonno. Vabbè, sono in una missione abbastanza tesa. Le missioni nel mondo delle carovane sono sempre dure. Forse per questo dovrei tenere, diciamo così, la vita all'interno della colonia un po' più allegra. Sapete cosa ci serve? Sapete cosa ci serve? Ci serve una nuova zona condivisa, ma fatta bene. Guardate che bello qua il giglio, i campi di fiori. Messo in muto intanto che sta attivo. Qui ci sono 21 gradi, fuori 15, consumo attuale alto. Sì, teniamo la stufa accesa perché voglio veramente avere le condizioni ideali per cosiddette serre. Stop perché... Scusatemi tanto, ma...
Oh no! C'è un lupo che qui mi sta attaccando i cani. Non so neanche se ho fucili o... No, nulla. L'unico fucile che ho è quello di Kitty che purtroppo è morto Didi. Maledettissimo lupo. Ok. Anthony si è preso le... Sì, muore fra 16 ore. Medico. Anthony ti riposi e Kramer... Mi raccogli immediatamente questa radice selvatica con cui dovremmo avere un po' di medicine e dà la medicina e cura Anthony, che se no muore perché è stato azzannato dai lupi. Anthony potrebbe prendersi un'infezione adesso, però maledizione, però almeno l'abbiamo salvato, dai. Peccato per la morte del Labrador. Un mega bradipo adulto sta attaccando. No, mi ha ucciso Celia, ho quasi. Qualcuno me la salvi però, Celia. No, sopravviverà. Per fortuna sopravviverà, ma aiuto. Caspita, nessun pericolo immediato, scappa. Fammi vedere se ho qualcuno che può dare una mano. Ma Mal non sapeva fare nulla con le armi. Un po' di mischia. Coppi sembrava cacciatore avanti. Allora, Gus fai una cosa. Gus va a salvare Celia. Io adesso a sto punto continuo a fuggire. Anche perché il Mega Bradipo fortunatamente è proprio un Bradipo e quindi è lento come pochi. Oh, finalmente muore fra 8 ore. Perfetto. Perfetto. È andata. Gus adesso va a recuperarci la sedia che dovrebbe farcela e possiamo ri rivelocizzare. Ok. Niente, qui quando abbiamo finito con le miniere si può partire. E questa? Questa ragazza è tanta tanta roba. 12 componenti così. Qui finché abbiamo cibo andiamo avanti. Ok, Celia, muore in 10 ore, scusate. È che non abbiamo un vero e proprio medico, no, abbiamo Erika. Ok, credo di poter smettere di costruire, di fare così tante armi mediche. Queste tre cambiano. In cotone. Con cui potremmo fare anche i farmaci, visto che adesso abbiamo le neutramine. Carne di Mega Bradipo, perfetto. Carne di Stambecco, perfetto. Kitty, poverina, è collassata. Deve mangiare e dormire, dai. Anthony anche lui è collassato. Cioè, ragazzi, sono a pezzi questi poveri Rim. Quanta roba abbiamo portato? Per adesso 41 componenti. Sapete quanto va? Cioè, è più di 2000 argento. È tantissimo. È tantissimo. E onestamente, devo essere sincero,
coltivare così tanto riso non ha senso perché si deve coltivare più spesso. Invece, se coltivassi il mais, poi avrei meno tempo, cioè dovrei stare meno tempo a raccogliere. Qui possiamo andare a fare una trattativa di pace assolutamente quando usciamo. Qui un campo di prigionia, lasciamo perdere. Le trattative le andiamo a fare. Non capisco il giglio, cosa vuol dire 97% maturo. Non è che si può raccogliere. Almeno non l'ho mai notato. Guardate che bello. Che tipo sul cemento meno 1. Così come nella terra. Invece il campo di gigli dà più 17 di bellezza a tutte queste caselle. Quindi quando ci si passa davanti si è irradiati da bellezza. Che meraviglia. Mal. Vai a parlare col contrabbandiere, vediamo che cosa ci può dare. Un sacco di droghe. Neutramina in abbondanza. E anche un warg, ok? Facciamo così. Perfetto. Ormai ci siamo. Tra poco possiamo ripartire. Adesso ho da trasportare questi oggetti via. Oppure ne nemmeno, guardate, scusate, è veramente scemo trasportarli. Ci costruisco sopra i depositi. Depositi ovunque. Così sono più veloci nel mettere via i pezzi che poi prenderemo quando si riparte. Tanto poi si fa la carovana, vanno tutti messi nella carovana, ergo. Allora, sì, qui ci siamo i componenti. C'è niente, Giglio Maturo dice un bel 17, ok. TV a tubo catodico è andata, facciamo le porte automatiche. E visto che ce l'abbiamo, la mettiamo qui. E andiamo a costruire. Vediamo se abbiamo. Avremo probabilmente tantissima lana d'alpaca, esatto. Facciamo nel mobilio le poltrone di lana di alpaca. 1, 2 e 3. E praticamente questi guardano la televisione. Quindi avremo una zona di relax di fronte al televisore a tubo catodico, che non ho mai fatto nelle mie colonie, ma penso che sia bella. Ok. Ragazzi, penso di poter dire mondo. Leviamo le tende, formiamo la carovana. Tutti, anche il mio povero malato. Tutti gli animali, oggetti. Pasti, componenti, 74 l'abbiamo presi, ragazzi. Rendiamoci conto. Tutte le armi che adesso vengono già date come selezionabili e via. Prendo anche il legno allora. Perfetto. Dicono, non abbiamo tanto cibo, presto saremo affamati, ma lo sappiamo, pazienza. A proposito di cibo, guardate adesso la colonia come sta riempiendo rapidamente anche il secondo magazzino. Questo è il motivo per cui adesso aumento gli ordini dei pasti buoni a 40 e i pasti semplici a 40 che rimarranno un pochino come backup. È perfetto. Comunque voglio continuare a cacciare animali in modo da avere sempre la carne.
Perché adesso è giù Gosto, dobbiamo fare cibo. Scatenato Kramer, cosa fa? Trasporta lupa morta. La butta a terra. È scatenato, è selvaggio. E però non possono partire finché Kramer non si ripiglia questo. Ma lo lasciano qua. Temo che lo lasciano qui. Quando si ripiglierà. E qua cosa succede? Scusate. No, perché non mi ero accorto di questo piccolo dettaglio. Piccolino proprio. Aiuto. Aiuto. Il punto è che è talmente tardi che ormai non si può più fare nulla. Qui ho degli alpaca che stanno morendo. Mettiamo tutti gli animali sui pascoli interni. Da sperare che si metta a piovere in fretta anche. Aiuto, ragazzi. C'è da sperare proprio in una pioggia riparatrice. Merda. Sto aspettando la pioggia riparatrice, ragazzi, non posso fare niente fino ad allora. No, vabbè, dai, sto scherzando. È un bel casino. Onestamente. Tanto qui mi stanno facendo le poltrone, almeno. È un bel casino, ma in teoria le fiamme non dovrebbero entrare perché c'è il muro di mattoni. In teoria, forse avrei dovuto fare anche un po' di cemento tagliafuoco, ma ormai è tardi. Vorrei poter velocizzare, ma non posso. Allora, un inseguito aurea, un evangelista di nome Lord ti contatta. Ignora il messaggio. Perché non possiamo permetterci adesso un raid. Che due scatole, ragazzi. E non piove, eh? Il problema è che abbiamo i Rim che quando vedono il fuoco nelle zone che, tra virgolette, appartengono alla città, tipo qui il cimitero, vanno e lo spengono. Bella storia. Per niente. Sembra che si stia spegnendo, però. Perlomeno la parte vicino a noi. E poi diventa... Amplia molto il fronte quando si avvicina alle mura, lo spengono i miei, quindi... Dai, va bene. Però, problema... E non piccolo. Problema molto grande, in realtà. Attiviamo immediatamente... Eh no, infatti, per fortuna che avevo le batterie attaccate, perché ho due generatori che non sono più funzionanti e non ho l'acciaio. Questo è un casino gigantesco, perché io qui non ho più acciaio. Merda. Questo è un problema gigantesco. Devo fondere qualcosa, devo fondere... armi... Sì, ho capito, ragazzi, ma... No, abbiamo l'acciaio, per fortuna. Uff, mi era venuto un colpo. Mi era venuto un infarto, ragazzi. E questi raccolgono le provviste, questi cercano di non schiattare... E la vita procede come sempre. Wow. La pioggia è arrivata. Ci avevo sperato tantissimo. La pioggia è arrivata. Che meraviglia. Non ci posso credere quasi. No, davvero non ci posso credere. Ok, si spegne tutto. Si spegne tutto, ragazzi. Perfetto.
faccio un po' di casino, scusate, scusate, scusate. Un po'. Ok, la carovana di Anthony è stata formata. Non dimentichiamoci che, scusate, ha agguato la carovana, va bene. Chi è che ci ha fatto l'agguato? Gay. Gay ci ha fatto l'agguato. Allora, vediamo se abbiamo dei fucili, non penso. Sì, assolutamente. Caro mio, che arma ha lui? Il pugnalino! Ha il pugnalino dei bambini lui! Ha il pugnalino dei bambini! Adesso si prende un fucile a pompa in faccia. Secondo me la smette di assaltare le carovane. Boom! Dove l'abbiamo preso? Spalla destra, e clavicola destra praticamente distrutta. Ebbene. Secondo colpo, braccio destro, quindi adesso consapevolezza, dolore, eccetera. Il terzo colpo lo stende perché gli prende lo sterno e qui cade. Adesso avviciniamoci bene a lui. Andiamo ad osservarlo. Le attaccherai ancora le carovane? Le attacchi ancora? Non penso. Cadavere magari lo lasciamo lì, dai. Il coltello però glielo freghiamo. Vai, esita. No, qua perché non si vede nulla? Perché abbiamo un Rim che però è impazzito. Non lo vedo più. Ragazzi. Kramer è diventato selvaggio. È diventata selvaggia. Non ci posso credere. È diventata selvaggia e non me ne ero accorto. Oh mio Dio. Diplomazia 6. Animali 10. No, vabbè, non ho parole. Celia. Celia si prende Aaron e un maschio alpaca. Si prende, non so, tipo 8 pasti buoni. E deve andare. Ci posso credere. Aveva detto pasti buoni 8, no? Ma porca di quella miseria! Mi sto facendo veramente. Impiegherà tantissimo tempo ad arrivare, però dobbiamo andare a riaddomesticare Kramer perché è diventata selvaggia. E non me ne sono accorto e l'ho lasciata lì. Ditemi voi. Se questa non è una roba fantastica. No, non la è. Va bene, cerchiamo di fare qui lo scambio e poi vedremo il resto nel prossimo episodio. Allora, qui c'è una capsula di salvataggio con chi? Scusate. È l'ex moglie di Judas. McCarthy. Quando muore. Judas, vai a salvare la tua ex. Corri. Ti svegli la notte per andare a salvare la tua ex moglie. Cosa potrebbe andare peggio? Sei il mio medico. Secondo me muore.
deve salvare lui in realtà. Posizione commercia. Il mio negoziatore è messo male, va bene. Che cosa si può vendere? Vendiamo i cagnolini adesso, perché non mi interessano tanto. Vendiamo il maffalo. Compriamo componenti, oppure vendiamo lana di maffalo, vendiamo cuoio, vendiamo il legno, vendiamo tutte le armi che abbiamo portato con noi. Vendiamo tutti i vestiti che abbiamo portato con noi, siamo già a 1200, ok. Qua si può comprare un mega schermo, delle poltrone, delle cassettiere. No, grazie. Uno di lanciarazzi, però fucile d'assalto buono, questa è fantastica. A parte che le possiamo craftare anche noi. Occhio Arcotech, wow, boom. Colonna vertebrale bionica. Ma dai. Un componente avanzato me lo porto a casa perché non si sa mai. E andiamo a somma zero, vendiamo tutta sta roba in cambio di componenti. 38 ne portiamo a casa. Ci sto. Abbiamo del cibo. Proviamo delle razioni di sopravvivenza, dai. Facciamo così. Rimuoviamo la carovana di Celia e riportiamo questi tre indietro, perché la devono andare a recuperare loro. McCarthy è morta per la perdita di sangue, aia. Ah, perché Judas non l'ha curata e è andato a mangiare. Ma Judas, cosa ne pensa? Vuole dormire con Eric. Va bene, amici amiche di Andy e Channel, vi ringrazio per essere rimasti con me, vi do appuntamento alla prossima.